Sì, perché ce li siamo meritati. Allora, benvenuti a Buggiando, questa rassegna stampa che abbiamo per volontà di Giorgia messo nel mezzo della festa per raccontare un po' alcune chicche dei giornali, quello che la mattina ci raccontano. Certo che siete casinisti davvero là in mezzo. Menate quello là che sta in mezzo, per favore. Lo menate? E noi, dice, piove, governo ladro, ed è giusto. Noi non siamo Conte e vi dovete accontentare. Però quello che è importante è che ci sia oggi una grande protagonista della destra italiana, proprio come Isabella Rauti. Comincerei con la prima slide, che è quella... è il titolo del Secolo di stamattina, vediamo se ce lo mandano. Regia? Eccolo qua. Allora, vedete, se riusciamo ad alzare un po' la foto, c'è l'editoriale di questa mattina, dove c'è la foto di un nostro giovane che guarda sconsolato Conte che stava qui sopra, e guardate che bella maglietta che ha. Gli uomini passano, le idee restano. Gioventù Nazionale di Catania. Questo è il regalo che ha fatto al Secolo Stella Mele. Se Isabella permette, voglio leggere un pezzetto, anche se è brutta l'autocitazione, dell'editoriale. Ovviamente ci leviamo gli occhiali alla vecchiaia. Un'invasione tricolore chiuderà oggi Atreio 2019, una festa immensa, e l'abbiamo vissuta tutti, senza paragone quanto a partecipazione popolare. Quello che è accaduto in questi giorni è straordinario. È stato bello vedere, e abbiamo messo il video perché ve lo siete meritati, caricati a mille quanti hanno osannato Viktor Orban con quello splendido "Avanti i ragazzi" di Buda. Ecco, la sensazione che si registra in questa festa è quella del grande balzo in avanti di Fratelli d'Italia. La percentuale del 10% non sembra più un'utopia, e magari in Umbria, ce l'ha profetizzato il senatore Zaffini, sarà raggiunta e superata già alle regionali. Ma per buttarli giù bisogna fare una grande battaglia in Parlamento, e loro la stanno facendo, e nel Paese. Isabella, parliamo di una cosa di cui sei stata protagonista per tutta la tua vita, sull'enorme partecipazione giovanile. Che effetto fa vedere un partito che ha ancora tanti giovani? Buongiorno a tutti, grazie Francesco, e grazie a voi che avete sfidato la pioggia, ma tanto... Sono combattenti. Sì, sono militanti, combattenti, soldati, ma siamo militanti, combattenti e soldati, e non lo dimostriamo solo nei giorni di pioggia. Però pensavo stamattina, piove, Francesco scrive "governo ladro", e io aggiungo "piove, ma tanto noi lo sappiamo che il cielo è sempre più blu", come abbiamo cantato ieri, e questo è questo lo stato d'animo. Allora, Atreju, intanto questa è la 22esima edizione, quindi c'è una storia dietro questa festa, che è una festa di parte, non di partito. Non ci sono i simboli di partito, ma è evidentemente la figlia di Fratelli d'Italia, e prima comunque di una comunità che è rimasta insieme, o che si è ritrovata, che si è aperta. E tra di noi parliamo anche di una generazione Atreju, cioè di una serie di persone che hanno reso possibile questa festa, che però si è allargata, è cambiata, si è strutturata, e quest'anno, ed è oggettivo, ha raggiunto un apice veramente suggestivo di partecipazione. Non solo, le presenze nel programma sono indicative del fatto che ormai Atreju viene percepita non solo come un laboratorio della destra italiana, e anche come uno spartiacque, perché apre una stagione politica ogni anno, ma siamo percepiti come gli interlocutori. Io ricordo edizioni dove era difficile trovare ospiti disponibili a venire, a intervenire, perché secondo loro era un esporsi inutilmente,
Beh, avete visto che partecipazioni abbiamo avuto ed è inutile aggiungere altro, ma parliamo di noi, parliamo del sentimento e dello spirito di questa festa, quindi contenuti, presenze qualificate, ma lo spirito. Allora io purtroppo a 56 anni ne ho... Mi porta bene, onorevole. Vissute e viste tante. Ma l'atmosfera di ieri, il fatto che tu non riuscivi neanche a camminare per la gente che c'era, questo senso proprio, non lo so, che si percepiva di entusiasmo, di forza, di energia, che devo dire non era soltanto dei giovani, tantissimi, e che ringraziamo anche tutti i volontari che si fanno veramente, come si dice a Roma, il mazzo, l'applauso va a loro, ma anche tutti quelli che sono venuti da fuori e anche noi meno giovani, ti senti proprio che ti si rinnova lo spirito. Perché? Perché vedi una visione, vedi una stagione, vedi un disegno, ma ne parleremo dopo, perché evidentemente Atreju di quest'anno, lo dirò dopo, ha uno scopo preciso. Quindi partecipazione a numeri elevatissimi e veramente una sfida alle stelle. Bene Isabella, prego la regia di mandare la terza slide, dopo quella del secolo dell'articolo c'era quella col grafico, coi numeri di questi giorni, perché ci tengo in maniera particolare, perché è merito vostro. Vediamo, ecco, quella che vi ho mandato per ultima. Insomma c'è una grafica che vedremo fra poco appena ci riusciremo, che è quella che mostra i numeri del secolo di questi giorni. Ieri vi avevo svegliato di prima mattina con i 400.000 visualizzazioni di venerdì. Questa sera, è arrivata poco fa la fotografia, quindi non abbiamo fatto in tempo a inserirla nel video, siamo a 412.000 ieri sera. Questo vuol dire che Atreju ha convissuto con un secolo insieme a 1.200.000 visualizzazioni di pagine in questi tre giorni, ed è tutto a merito vostro. Vi dico un'altra cifra: gli utenti di ieri sono stati 247.000, cioè stiamo parlando di cifre Messaggero, grandi giornali, e ovviamente non si parla più del blog delle stelle. E allora, qual è l'altra questione su cui vogliamo intrattenere i nostri ospiti? Il premio Bugiando di oggi lo diamo a Rezzi e Zingaretti, perché c'è una storia curiosa, ed è la slide precedente, se ce le mandano nell'ordine come gliel'abbiamo mandata, perché ci sono due articoli, uno sul Tempo in prima pagina, che ha pubblicato la vignetta di Osho con Renzi che scrive, che guarda il messaggino che riceve, fanculo, mo be blocco a tutti, e Zingaretti che si lamenta che ha saputo della scissione con un WhatsApp. Allora Isabella, questo soggetto politico che senso ha? Allora intanto è una ecco queste qui sono le sì. Allora intanto Renzi, fedele a se stesso, ha prodotto una scissione a freddo, perché questa non è che è una scissione di popolo, di bandiere, di voti, di cuori, questa è una scissione a freddo, una scissione di palazzo che... Questo è al Senato poi, quindi lì conta ancora di più questa manovra che hanno fatto al Senato. Sì. Al Senato però adesso lui con i due senatori socialisti c'ha 15 e quindi comunque conta. Appunto. E dal suo punto di vista è una manovra tattica, perché comunque lui diventa la terza gamba di questo governo, la spina nel fianco, se lo vuole, con un potere anche ricattatorio, non indifferente, e soprattutto tratterà in prima persona sulle nomine importanti che questo governo dovrà fare. Siamo tra i 400 e le 500 nomine strategiche per questo paese, dove lui avrà un ruolo e un potere contrattuale e tratterà su tutto il resto. Quindi il Renzi che era sostanzialmente morto e scomparso è resuscitato e adesso ha ritrovato un nuovo protagonismo e si è messo in proprio. Evidentemente ha fatto un partito personale, cioè il partito di Renzi. Quanto questo produrrà in termini percentuali di voti
lo vedremo. Ma forse questo in questo momento a Renzi non interessa. Quello che a Renzi interessa lo ha già ottenuto, perché lui diventa un interlocutore personale e diretto con questo governo, quindi ha grande potere. Per cui dal suo punto di vista la scissione a freddo, che è l'ennesima manovrina di palazzo, ha raggiunto il suo obiettivo. Tutto questo fa schifo. E quindi voi avevate ragione ieri quando salutavate il Premier con elezioni, elezioni. La prossima slide è quella che riguarda proprio Conte, perché ieri siamo stati tutti rispettosi, buoni, ci avevamo qua un fegato enorme, però è lo spirito di Atreio, quello di sapersi confrontare con la forza delle nostre idee, anche con gli avversari politici, ed è curioso come è stato immortalato, se ci fanno vedere le due pagine che con il fatto, eccola qui, come è stato immortalato Giuseppe Conte, idealista con i compagni e pragmatico della Meloni, ma è il catenaccio, quello che va visto, quello che è sotto il titolo, che va osservato bene. Per il Premier due platee opposte in tre giorni, dammi fido del PD, io il PD non l'ho mai frequentato di ieri. Capite perché Trump lo ha chiamato Giuseppi? Perché sono due. L'altra bella foto, l'altro bel titolo è quello di Libero, Conte va dalla Meloni e la folla grida elezioni, ma guardate nel sottotitolo, sottolineato lì, applausi per Vespa che ha vinto le primarie di Atreio. Andiamo avanti. I bugiardi di governo, e qui poi c'è la domanda a Isabella con la slide successiva, che davvero fa venire un po' i brividi, perché abbiamo due titoli, due prime pagine, una della Repubblica e una del Messaggero a fianco all'altro. La Repubblica apre, caccia al tesoro un buco da 109 miliardi e addirittura Renzi, re di vivo, in prima pagina, è una cosa incredibile, ambiente, no a tasse in più, quindi si fa sentire. Isabella, quante tasse dobbiamo pagare? Al Senato arrivano le voci? Allora, intanto scusate, siccome ieri ho seguito come tutti noi il dibattito Vespa-Conte, e sicuramente vince Vespa, però una cosa la voglio dire, no? Il Premier, lui è veramente la metafora plastica, sottolineo, del double fass, cioè il Premier double fass, perché è andato alla festa dell'articolo 1 praticamente dicendo, professando una fede di sinistra. Qui si è presentato come un centrosinistra più centro che sinistra, insomma, vabbè, poi quello che ha fatto e che fa sottolinea la sua capacità, vogliamo dire, appunto, di double fass, in realtà di volta gabbana, buono per tutte le stagioni. Ieri ha fatto dei passaggi molto evasivi Conte sulla manovra, dicendo non mi fate dire, ci stiamo lavorando, ma in realtà il problema è che non sanno come faranno questa manovra, ma noi lo possiamo immaginare, perché come ieri anche ha detto Orban in modo molto efficace, dice che fa la sinistra ovunque, in tutti i paesi, quando va al governo, fa due cose, ha detto Orban, aumenta le tasse e praticamente consente l'immigrazione incontrollata. Dell'immigrazione adesso in questo momento tolgo l'argomento, lo metto da parte, ci sarebbe tanto da dire, però Orban l'ha detto e ha ragione. Quindi questo governo, che fondamentalmente è un governo di sinistra, invece che trovare delle misure di incentivi e sgravi fiscali anche per rimettere in moto il paese, che cosa fa? Tassa. E che cosa vuole tassare? Allora propone, tra le ipotesi, i voli aerei, le merendine, le bibite gassate, no? Si parla di questi grandi argomenti, che poi sono, tra l'altro, questi due ultimi, diciamo, elementi, sono il cosiddetto cibo spazzatura. Ma su questo però ci sono anche letterature scientifiche ed economiche che ti dimostrano che però il cosiddetto volgarmente definito cibo di spazzatura è anche quello che più spesso ci si accede non per gusto, ma ci si accede magari per indigenza. Quindi la sinistra che cosa fa ancora una volta? Invece che risolvere il problema
e affrontarlo a monte, pensa di curarlo a valle tassando. Quando tu vai a tassare questi prodotti, ammantando questo come un'operazione per i cibi salutari e naturali, è l'ennesima ipocrisia della sinistra, perché i cibi che chiaramente tutti noi condividiamo concettualmente, salutari e naturali, però costano di più degli altri. Allora o tu mi sgravi l'IVA su questi cibi naturali e fai un'operazione allora anche di educazione, di divulgazione, allora ha un suo perché. Così è la classica toppa della sinistra, per cui tasseranno tutto. Attenzione, perché il discorso della patrimoniale, adesso dicono no, ma comunque bisogna vedere. L'altra ipotesi di tassare i prelievi, tutte queste mezze misure in assenza di una visione di sistema, sono interventi strutturali che la sinistra fa, e noi sconteremo molto questa manovra, e ci tasseranno pure l'aria che respiriamo. Scriveva Indro Montanelli: la sinistra ama talmente i poveri che li moltiplica quando governa. E questa è la fine che faremo se metteranno le tasse, mentre attendo l'altra slide, che in realtà invece è una soddisfazione per noi, anche se sì, apparentemente... Poi scusa, anche ammantare l'operazione come la lotta all'evasione, ma tu devi combattere la grande evasione. Tu così in realtà, quando fai una tassazione su un prelievo di un bancomat, ma chi lo fa il prelievo del banco? Lo fa l'anziano, lo fa quello indigente? La persona normale. Cioè, ma ipocrisia. Regia, l'altra slide, per favore, che dimostra, Isabella, è la prima pagina del Corriere della Sera di questa mattina, che fa, no, la prima pagina, non questa, quella precedente, che dimostra che ieri è successo tutto in casa nostra, perché il titolo è Le tasse di Conte e lo scontro tra Orban e Di Maio. E il titolo del Corriere della Sera, che purtroppo non riescono a mandarci, dimostra in realtà la centralità dell'evento, cioè Giorgia organizzando la giornata di ieri. Eccolo qua, vedete quello che è successo: nuovo fisco su voli e bibite, l'ha detto qua, la contestazione ad Orban da parte di Di Maio, che forse non gli hanno tradotto bene quello che ha detto qui il capo di Stato, il capo di governo ungherese. Ecco, tutto quanto è avvenuto qui. E perché ve lo dico, perché ve lo faccio notare? Perché bisogna avere la consapevolezza del grande momento politico che stiamo vivendo anche come movimento. Fratelli d'Italia è riuscita a diventare centrale, non centrista, ed è quello che serve alla destra italiana. Andiamo alla pagina successiva, e qui poi vorrei sentire un commento proprio sulla festa da Isabella, perché il Corriere della Sera ha dato grande evidenza agli eventi con quella frase di Orban molto significativa. Ha fatto riferimento alla separazione tra governo e popolo. Ecco, il governo è separato dal popolo, Orban attacca, scontro con Di Maio. Altrettanto significativo è il titolo, lo dicevo prima, i sovranisti con gli ospiti Dem, il palco trasversale di Atreju diventa il centro della politica. Qui è la migliore testimonianza, Isabella, del grande lavoro che sta facendo Giorgia Meloni, e su questo vogliamo un tuo commento. Allora, siamo partiti dall'analizzare la grande partecipazione alla festa e anche le presenze qualificate del programma, ma il nodo politico è in questo titolo, cioè Atreju diventa il tavolo, il luogo d'incontro e della centralità della politica. Qual è il passaggio fondamentale? L'anno scorso, da questo palco, Giorgia Meloni inaugurò una stagione di apertura di Fratelli d'Italia. In un anno noi abbiamo visto che cosa ha significato quel messaggio lanciato ad Atreju esattamente un anno fa. E devo dire che Atreju veramente ogni anno inaugura una nuova stagione politica. L'anno scorso Giorgia ha aperto la stagione della grande casa dei patrioti. Abbiamo avuto continue adesioni, ci siamo allargati senza rinunciare a nulla in termini di identità di Fratelli d'Italia, abbiamo aumentato il consenso elettorale, il trend è crescente, e quella era una fase di avvio e di rilancio che oggi noi dobbiamo dire essere perfettamente riuscita. Atreju di quest'anno apre
una fase nuova ed ulteriore. È la fase che speriamo ci porti al governo nazionale di questo paese, che ci porti alla ristrutturazione di un fronte sovranista, io lo chiamo nazional popolare perché mi piace di più, o chiamatelo come volete, tanto ci si intende, non è una questione di termini e di nomi, ma di concetti, che mandi a casa questi truffatori di sovranità. E questa è una partita possibile, e questo è il significato di Atreju di quest'anno. Noi qui lanciamo la sfida alle stelle, ma la fase nuova, che è quella di arrivare al governo, perché prima o poi si voterà, non ce lo potranno impedire in eterno, quella di arrivare al governo del paese. E un'altra cosa, Atreju di quest'anno, Giorgia lo ha, insieme a, chiaramente a tutti coloro che ci lavorano, ma è Giorgia che dà il taglio, lo ha concepito con la sfida alle stelle per parlare dell'Italia del miracolo economico, per parlare non dell'Italia triste di chi tassa le merendine, ma dell'Italia che sogna in grande, dell'Italia che porta ieri qui sul palco i problemi dell'impresa, che porta i presidenti delle maggiori associazioni, che porta progetti economici realizzabili e concreti. Quindi noi qui andiamo disegnando una nuova Italia di un nuovo miracolo economico, in cui si sostiene chi produce, si sostiene chi favorisce il lavoro, si sostengono le famiglie. E allora, nell'ambito di questa progettualità, c'è un disegno preciso. Atreju serve a presentare questo nostro disegno, inaugurare la nuova stagione politica. Viva la chiarezza di Isabella Rauti. Bene, infine l'ultima questione, che viene con l'ultima slide se la regia ce la manda, e riguarda la grande truffa della politica italiana, cioè quelli che proprio il premio Buggiando se lo meriteranno per l'eternità. No, questo è Articolo del Secolo, mi state fregando. Allora, l'ultima è un'altra pagina del Corriere di oggi, con un titolo sull'Umbria, Umbria pressing su Di Maulo, questa nuova celebrità della politica che dovrebbe mettere insieme Zingaretti e Di Maio in un percorso allucinante. E poi, sempre nella stessa pagina che fra poco dovrebbe arrivare, a Bologna la tentazione 5 Stelle della lista civica. Allora Isabella, tu stai al Senato, che appunto che è la Camera che balla sempre. Al Senato ci sono questi 5 Stelle, li vedi da vicino, che erano nati contro tutto il mondo. C'è o no una mutazione genetica di questo movimento? C'è la possibilità di andare a riconvincere quell'elettorato persino di destra, che aveva votato per i 5 Stelle, di fronte ai casi dell'Umbria e dell'Emilia e tutto quello che succederà? A te le conclusioni, prima ve lo voglio dire agli amici, dell'arrivo sul palco dei sindaci. Oggi sarà una giornata importante, perché poi parleranno i leader dei partiti conservatori europei e infine concluderà Giorgia Meloni. Tutto avverrà qui. Vai Isabella. Allora, è una mutazione antropologica di un... intanto facciamo un passo indietro. L'ideatore Grillo, questo è un movimento che nasce con i Vaffadei, nasce sull'onda di un'antipolitica, ma è a mio avviso la risposta sbagliata a una domanda giusta, cioè di una politica sana, onesta, che rimettesse al centro il bene comune. Però vi assicuro che se c'è un movimento che rapidamente si è trasformato nel peggiore dei partiti di parte, questi sono i 5 Stelle, attaccati alle loro poltrone e all'esercizio del potere, sono proprio 5 Stelle, e lo hanno dimostrato. Quindi quando nei dibattiti televisivi ti correggono dicendo noi siamo un movimento, no, voi forse eravate un movimento alla nascita, oggi siete di apparato e siete il peggior forma partito vecchio stampo. Allora, e l'abbiamo visto all'opera, quello che è successo non solo è una truffa di sovranità, non solo questo consenso, questo governo nasce senza un consenso e senza una rappresentanza, che sono i due pilastri della democrazia,
ma rimane attaccato al potere cambiando semplicemente il partner. Allora è il tradimento, anzi è l'affermazione dell'antipolitica, quindi non è una realizzazione dell'antipolitica. Questa operazione che adesso loro vogliono fare delle liste civiche, allora cerchiamo di capirci, il civismo è un movimento presente, un sentire presente nel paese, ma il civismo lo devono fare i civici, non lo devono fare gli arnesi di partito quali ormai 5 Stelle sono, che si camuffano in civici, e lo fanno rinunciando alle loro insegne, perché sanno che le loro insegne oggi perdono, ed è lo stesso motivo per cui non siamo andati alle elezioni nazionali come invece noi abbiamo richiesto a gran voce. Allora, truffa nazionale, non ci mandano al voto e con la scusa della democrazia parlamentare fanno una nuova maggioranza di governo. Truffe a livello locale, dove vogliono riproporre questa ammucchiata, perché questa non è manco un'alleanza, è una ammucchiatina innaturale, solo per cercare di strappare un consenso. Io penso che invece il consenso popolare li spazzerà via, prima a livello regionale e poi a livello nazionale. Grazie ad Isabella Raudi, questa prima discussione della festa si è conclusa, continuiamo con la forza delle nostre idee. E se qualcuno non si convince, amici miei, prendete il vocabolario. La differenza tra destra e sinistra sta tutta là. Il destro è l'opportunità, il sinistro è l'incidente. Grazie Francesco.